Ascrittagli. Siamo pronti, consigliere Palazzo. Allora, buongiorno consiglieri, siamo secondo appello della seduta della prima commissione attività sportive. Sono le ore 10:15, proseguiamo con l'appello. Consigliera Cavaliera, visto che lei è la più giovane, deve fungere da segretaria. Perché Ok, d'accordo. può procedere all'appello, grazie. Sì, seduta di commissione attività sportive del 2/7/2021, ore 10:15. Lo Sardo Umberto. Assente. Assente. Cavaliere Giuseppa, presente. Palazzo Daniele. Presente. Presidente, due presenti e un assente. Allora, visto che ho constatato la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Se possiamo condividere e proseguire con ok. Se non ricordo male, stavamo trattando la proposta, il punto 3 all'ordine del giorno, settimana, la proposta di deliberazione, manifestazione della settimana dello sport. Ieri avevamo dato qualche minuto per lo studio della proposta per preparare eventuali emendamenti. Quindi se i consiglieri sono d'accordo, continuiamo con questo lavoro di studio della proposta e fra circa mezz'oretta ci risentiamo, sempre lasciando la registrazione attiva per capire se dobbiamo continuare poi con lo studio, o visto che si parla di una settimana dello sport. Oppure possiamo andare all'espressione del parere. Presidente, per me va bene continuare lo studio. Ok. Allora, signor Modica, lasciamo la registrazione attiva e continuiamo noi con lo studio della proposta. Va Grazie. bene.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Come siamo combinati? Se potete darmi lumi. Praticamente stanno ancora, cioè, hanno aperto la seduta e Sì. stanno continuando quello che avete fatto ieri per quanto riguarda La proposta qual è? la proposta. Mi pare che La proposta è la settimana dello sport. Presidente, buongiorno. ah, Sono distratto. buongiorno. Ah, va bene, va bene. Siccome Settimana avevo dello iniziato sport. ieri lo studio, ho proseguito dando la possibilità ai consiglieri di studiare. Ma non avevamo iniziato ieri questa proposta. Sì, con lo studio. Ho chiesto se serviva altro tempo e abbiamo preferito dare altro tempo. Ho capito, buon lavoro, arrivederci. Grazie.
Scusate, ma fino a che ora era la diciamo, non la sospensione, la possibilità di approfondimento? Avevo dato circa mezz'ora e poi ci confrontavamo per capire se serve altro tempo. Mi pare che sia trascorso quasi un'ora. Dico, Presidente, lei comunque può condurre i lavori d'aula, visto che... Io mi ero attenuto, No, diciamo, no, lo so, no, lo so, dico visto alle che ora è ora presente. sto chiedendo fino a che ora, ecco. No, Presidente, dico per me perché potremmo pure andare. io ho finito il mio lavoro, sto presentando degli emendamenti, che non so chi sia il segretario. Il segretario è la consigliera Cavaliere a questo punto. Cavaliere, se può prendere appunti. Presidente, Sì. sì, io volevo comunicare che per motivi personali devo uscire dall'aula, ho una visita della famiglia. Ho capito, va bene. Allora funge da segretario il consigliere Palazzo, il vicepresidente. Buongiorno, buongiorno. Ok, buongiorno, buona comunicazione. Ok, prendo appunti. Mi dica, Presidente. Allora, considerato che è la settimana europea dello sport, Dove più o meno quale capoverso? dopo l'ultimo considerato, diciamo, un altro Ok, considerato. prima del Consiglio della quinta circoscrizione. Esattamente. Ok. Considerato la settimana europea dello sport, è dal 2015. Presidente, però devo scrivere, io sono considerata. Considerato che è la settimana europea dello sport. Sì. È dal 2015 Sì. una nuova iniziativa della Commissione europea. Volta a promuovere lo sport. Presidente, posso chiederle se poi me le può inviare via WhatsApp? Vabbè, Così. Sì, la leggo e poi e poi vabbè. me la fa avere via WhatsApp, grazie. Ok. Allora, ci sono tre emendamenti. Allora, il primo è considerato che la settimana europea dello sport è dal 2015 una nuova iniziativa della Commissione europea volta a promuovere lo sport e l'attività fisica in tutta Europa. Il secondo, sempre a seguire, considerato che la suddetta settimana dello sport si concentra sulle iniziative di base per ispirare i cittadini europei a essere attivi con continuità e creare occasioni che consentano alle persone di tutte le età di praticare più attività fisica nella loro vita quotidiana. Il terzo è da aggiungere alla fine, dopo all'aria aperta, importanza sia strutture sportive che all'aria aperta, dandone segnalazioni all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per utilizzare in ogni forma di promozione il logo della Commissione europea che darà ancora più risalto e lustro alla suddetta manifestazione. Ok. Ci sono interventi No, su questo tema? Va da parte mia no, ho preso gli bene. appunti. Va bene, allora. Si può passare Mi all'espressione del parere? lo facciamo con Appello, appello, no, non dobbiamo. diciamo chi è astenuto, chi è contrario, nessuno, quindi tutti favorevoli.
Quindi, ovvero due, siamo soltanto in due, quindi Si esprime parere la favorevole. Commissione esprime parere favorevole sulla proposta settimana dello sport. Ok, alle 11:08 parere favorevole. Ok. Presidente, decida lei come procedere dopo. Non lo so, mi pare ci sia un altro punto. No, purtroppo io devo pure abbandonare, quindi posso aspettare 10 minuti e non altro, perché purtroppo già ho un altro impegno istituzionale. Oh. Quindi non lo so se la consigliera Cavaliere No, rientra. a quanto pare non rientra più, quindi a questo punto, Presidente, visto che lei sta uscendo, Abbiamo soltanto il tempo di leggere ed esprimere parere se è d'accordo. Ok, va bene, per me va bene. Allora, leggiamo la proposta. La devo presentare? Sì. Ma questa proposta non doveva essere convocata assieme alla Commissione Attività Sociali? Mi Ma aspetta, vediamo se ho sbagliato io o pare no. che il Consiglio aveva dato questa indicazione. Allora, vediamo cosa c'è all'ordine del giorno. Sì, è la quinta circoscrizione a sostegno dello sport inclusivo. Sì, ed è stata mandata la prima. Solo alla prima è stata mandata. Ma a quanto pare sì. Ok, vabbè, allora A la sostegno, leggiamo e vediamo. allora esprimiamo parere. Sì. Qual era l'altra commissione? Posso vedere, se volete. La Commissione Attività Sociale. Attività sociale, vediamo le convocazioni. Questa è quella che hanno fatto e non c'è. Vediamo quella di giorno 5. No, non è stata convocata. Solo la prima è stata convocata. Solo? Solo per la prima. Va bene, andiamo a lettura. Segretario, dia lettura. Sì, la leggo io. Se può salire un po' la proposta, signor Modica, grazie. È già tutta Allora, lì. oggetto la quinta circoscrizione a sostegno dello sport inclusivo. Premesso che si diffondono sempre di più le esperienze di sport inclusivo che vedono gareggiare insieme persone disabili e normodotate. Dani. Considerato che
Considerate che in Italia crescono infatti le esperienze e le buone pratiche che cercano di integrare persone disabili e normodotate, considerate che lo sport è componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell'essere umano, da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa. Considerato che lo sport rappresenta un importante momento di formazione, sia dal punto di vista motorio che psicologico e emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione della personalità dei soggetti coinvolti. Considerato che lo sport inclusivo non nasce come una sostituzione degli sport speciali per quelli disabili, ma nasce come opzione in cui il disabile è libero di scegliere se praticare l'uno o l'altro, riconoscendogli quindi il diritto di scelta. Considerato che includere nelle attività sportive dei normodotati anche persone disabili è una chiave di successo a livello metodologico e didattico per poter offrire un intervento valido per un pubblico più ampio. Considerato che l'inclusione è cercare qualcosa che rispetti la dignità e valorizzi la capacità di tutti, sia disabili che normodotati, considerate il Consiglio della Quinta Circoscrizione impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a predisporre una manifestazione di interessi per sostenere con i fondi destinati allo sport uno o più progetti di sport inclusivo che stimolino la pratica sportiva. Se può scendere un po', grazie. Delle persone con altre abilità, in un'ottica di non lasciare alcuni indietro, a maggior ragione in un periodo difficile come quello attuale condizionato dalla pandemia. E proponente consigliere Umberto Losardo, grazie agli uffici. Ok, vabbè, quindi abbiamo dato lettura della proposta, mi dispiace non poterla approfondire perché ho già degli impegni presi in precedenza e purtroppo uscendo io non ci sarà più il numero legale, quindi eventualmente non mi resta altro che proporre per il parere alla commissione, tranne che il vicepresidente vuole, non so, volesse intervenire a tal proposito, altrimenti esprimiamo il parere. No, Presidente, non ho nient'altro da aggiungere io almeno. Va bene. Chi si astiene? Chi è contrario? Tutti favorevoli, quindi la commissione esprime parere favorevole alla proposta, che ha per oggetto la quinta circoscrizione a sostegno dello sport inclusivo, se non vado errato. Va bene, purtroppo, come ho detto in precedenza, devo abbandonare l'aula e mi rendo conto che abbandonando l'aula non ci sarà più il numero legale, quindi non mi resta altro che chiudere la seduta della Commissione Sport. Buongiorno a tutti, buongiorno agli uffici, buongiorno a lei, buongiorno. Grazie buongiorno. Per la collaborazione. Buongiorno. Buongiorno.